Tengo arrivare il suo turno, Fantozzi era nel balordone più completo. Mani due spugne, fronte perlata, salivazione azzerata e puzzava come un cane marcio dopo una giornata di pioggia. RIMV, ufficio ricerche impiegati murati vili, ragionier Ugo Fantozzi. Ugo, ti stanno chiamando. Beh, mi ha detto Fantozzi. Io non mi sono alzato subito perché io mi chiamo Fantozzi. Appunto, Fantozzi. Vada. Vabbè, la ringrazio. Grazie. Buongiorno, arrivederci. Non dà la mano. Eccomi. Ah, caro Bambocci. Non la dimenticheremo mai. Ma veramente io mi chiamo Fantozzi, non come dice. Controlli. Vabbè. No, perché dopo 30 anni, capisci? Ha ragione lei, non si chiama Bambocci. Grazie, molto gentile. C'è scritto Pupazzi. Vabbè, lo stesso. Comunque, vi confesso che sono molto commosso perché è arrivato il momento del commiato. Allora mi sono permesso di preparare due parole di saluto. Un momento, Il ragionier Fantozzi aveva lavorato per un mese tutte le notti ad un agghiacciante discorso d'addio. Illustrissimi signori. Cerimonia finita, gli impiegati tornino immediatamente al lavoro, i pensionati si tolgono dai piedi e abbandonino l'edificio per 5 minuti. Continua, Ugo. Sì, vabbè, ma... A chi le dico queste cose?